Benvenuti e bentornati. Oggi in questo piccolo podcast dedicato ai boomer e alle loro passioni passate e perché no anche future, parleremo di telefilm. Abbiamo già toccato l'argomento con la puntata del podcast dedicato a Cobra Kai, tra l'altro una delle puntate più seguite e se non l'avete ancora fatto correte ad ascoltarla. Telefilm, non serie TV, perché noi le abbiamo conosciute come telefilm. Io sono Giovanni, questa è l'edicola del Boomer e oggi parleremo della reunion del cast di Friends e del ritorno più o meno riuscito di altri telefilm. Quando è stato annunciato che il cast di Friends si sarebbe riunito per una puntata speciale, confesso che un po' ho tremato. Friends è una serie che bene o male hanno visto un po' tutti. È una serie che in replica ha sempre un ottimo successo e quando Netflix annunciò che scadevano i diritti e che quindi sarebbe stato rimosso dal suo catalogo, molti minacciarono di disdire l'abbonamento. Friends è una serie che accontenta un po' tutti, una serie slegata da una serrata continuity, che si può vedere anche mentre si fa altro, saltando da un episodio all'altro, una serie per tutte le stagioni, ecco. Ricordo ancora perfettamente dove ero e cosa facevo quando ho visto la prima puntata di Friends. Anni 90, ero nella cucina della casa dei miei genitori ed ero pronto a sorbirmi l'ennesimo telefilm americano a base di battute preregistrate e vite impossibili. 23 giugno 1997, Rai 3. Quello che non potevo prevedere era che Friends mi prese subito. I personaggi erano molto divertenti, ben caratterizzati, le battute facevano quasi sempre centro. Era un telefilm dannatamente divertente. Ricordo puntate che mi vedevano letteralmente piegato dalle risate, come quella del divano, ripresa anche nella reunion, o quella del manichino Gladys, fantastica quella puntata. Friends è andato avanti per 10 stagioni, fino al 4 luglio del 2005. L'ultima puntata è stata vista da circa 52,5 milioni di persone, una chiusura malinconica ma necessaria. Fino ad oggi. Friends Reunion su Sky e su Now non è forse quello che gli appassionati si aspettavano, ma è quello che riesce ad evocare un periodo che non tornerà più nella maniera migliore. Prodotto da HBO Max, Friends Reunion non è un episodio speciale della serie, ma è un episodio non narrativo, non scritto, in cui si alternano ricordi dal set e scene dal telefilm. In cui personaggi famosi e persone comuni raccontano della loro passione per Friends, in cui escono anche delle chicche fino ad ora taciute, come il presunto flirt non consumato, a quanto dicono, tra David Schwimmer e Jennifer Aniston, Ross e Rachel. Confesso che la reunion mi ha lasciato piacevoli sensazioni ed un sorriso un po' ebete. È stato bello rivedere personaggi con cui siamo cresciuti, invecchiati proprio come noi. Poi, certo, fa un po' di malinconia vedere attrici un tempo bellissime utilizzare fittizi artifici estetici per sembrare sempre giovani e belle. Allora viva Joey, con i suoi chili di troppo e la sua aria perennemente paciosa, l'unico che è sembrato veramente a suo agio nei suoi panni, tanto da riderci sopra. Una reunion voluta e fatta per i fan della serie, un po' come i remake televisivi e cinematografici delle serie con cui siamo cresciuti. A volte penso che il problema di tante porcherie siamo proprio noi boomer, incapaci a volte di vedere quelle serie con gli occhi degli adulti di ora, cercando di recuperare una giovinezza che non c'è più. Un tempo in cui, dicono, era tutto più semplice, bello, e si potevano mangiare anche le fragole. E così le case di produzione ci vengono dietro, sperando ovviamente in facili incassi. Onestamente non cambierei una puntata di Lost con una di Hazzard, per dire. Invece case di produzione televisive, cinematografiche, sono sempre pronte a calcare la mano sui dolci ricordi, a riproporre personaggi e storie ormai stantie, in riproduzioni sterili che non soddisfano più nessuno, né chi ci è cresciuto con quella serie, né le nuove generazioni che sono abituate a ben altro. Faccio qualche esempio. Supercar. Hanno provato più volte a riportarlo in vita, l'ultima volta nel 2008. Il protagonista era il figlio di Michael Knight. La voce di Kit era di Val Kilmer, una porcheria immonda, una sola stagione in cui hanno anche provato a riportare in vita la mitica puntata di Kit contro Carr, trasformato in un simil Transformer, salvo solo la sigla roccheggiante, per il resto è una serie da dimenticare.
almeno fino a quando non verrà prodotto un remake cinematografico. Infatti, nel 2020 è stato annunciato che a dirigerlo sarebbe stato James Wan. Bah, staremo a vedere. Vogliamo parlare dei remake TV di Magnum PI e MacGyver? No, non ce la faccio. Non lo facciamo perché io veramente non so che senso abbiano operazioni come queste, serie nate già vecchie, che veramente non soddisfano nessuno. Molte sono poi le serie che sono approdate al cinema, con risultati che anche qui lasciamo perdere. Cheats, Baywatch, Charlie's Angels, A-Team, 21 Jump Street, Starsky Hutch. Qualche eccezione c'è. Penso a Mission Impossible che resiste a tutto. In questo caso si scontra contro la volontà di morte di Tom Cruise che insiste a fare i suoi stunt da solo e ogni volta alza l'asticella della spettacolarità. Oppure a Miami Vice, portato al cinema dal creatore della serie originale, Michael Mann, che ha portato sul grande schermo la sua estetica, le sue ossessioni e quella fotografia capace di inchiodarti alla poltrona del cinema e che è vera, vera, vera poesia. Ma sono eccezioni. Ed è il caso di fare ammenda, forse, per chi ha 40 anni o 50 anni. È colpa nostra se non si realizzano più franchise su proprietà intellettuale nuove e vediamo riproporre sempre e solo le stesse. Si continua a idealizzare il passato e molte volte si perde di vista tutto il bello a cui spesso non diamo neanche una possibilità di esistere.